Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. Partita già in corso di svolgimento. Galatasaray e Manchester United. Sceglie di andare per vie verticali. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Prova a superare la difesa con un filtrante. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Il Manchester United dal calcio di punizione. Merkan, proprio come molti terzini attuali, dimostra un ottimo senso dell'attacco con le sue discese sulla fascia. Vlahovic allarga il gioco a destra. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Cristiano Ronaldo ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Cerca il passaggio, ma ha calciato forte. Un tiro forte, insidioso, non abbastanza però. L'estremo difensore avrebbe potuto fare ben poco. Era una palla davvero velenosa. Passa il pallone, però male. Prova a darla profonda, nello spazio. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Una bella giocata nello spazio. Se ne va. Palla al centro. Sfortunato il portiere, il suo rinvio non raggiunge i compagni. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Sulla destra, Under. Supera il diretto avversario. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Alla peggio nello scontro di forza. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. E il portiere blocca sicuro. Questa volta davvero esagerato. Non aveva proprio speranze di segnare da lì. La gioca sulla destra. Neymar. E sarà rimessa con le mani. Ci prova con un pallone profondo. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Ottima discesa sulla destra. E passa. Non si passa. Pallone interessante, in verticale. Recupera palla dopo qualche sportellata.
Riceve bene Vlahovic. Vede lo scatto e cerca la profondità. Vlahovic. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. La gioca in profondità. Vlahovic. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Avanza centralmente. C'è spazio per calciare. E c'è il gol del Galatasaray. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. E il risultato si sblocca, 1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Difesa energica e decisa. Non impensierisce la difesa. Riceve bene Vlahovic. Rüdiger commette un'infrazione. Non ci pensa su e la gioca subito. Occhio, può andare. Occhio al tiro. Ha un'altra chance. Prova a verticalizzare. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Decide di sfruttare la fascia. Se ne va. Cross di Under. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato. Si riprende tra non molto. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Substitution. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Beh, quel che è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche... Cristiano Ronaldo! Eiseric. Difesa ancora decisiva. La mette in avanti. Prova a superare la difesa con un filtrante. Hanno già riconquistato palla. Arriva Cristiano Ronaldo. Prova a giocarla in profondità. Cristiano! Parata strepitosa di Sommer. È un'altra occasione che vola via. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Salta e colpisce di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Queste sono parate all'altezza della sua reputazione, non c'è dubbio. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Si torna in campo con qualche volto nuovo. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove regole sulle... Il Manchester United dal calcio di punizione.
Kayserik. Oggi non gli danno tregua. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Cristiano Ronaldo supera il diretto avversario, riesce ad intercettare, ci prova e c'è il gol. Vantaggio di 2 gol, la partita si mette in discesa. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Con Kobel chiude la porta e il portiere fa il suo dovere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Substitution in progress. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Prova il tiro e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Il loro secondo corner del match, soltanto uno battuto dagli avversari. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Galatasaray riconquista subito la sfera. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Qui c'è, bella parata! Va alla ricerca di un compagno davanti. Ha dimostrato grande reattività, non si è lasciato sorprendere. Palmer. Palmer! Tiro davvero da dimenticare. Ha caricato il tiro come meglio poteva. Non era facile, ma quando una conclusione così va dentro, diventa un Eurogol. Peccato. Holland. È riuscito a passare. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Lo sposta di peso e gliela porta via. Merkan. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Dunque, rimessa laterale. Substitutions taking place. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Palla in avanti verso il compagno. E il tocco è verso il portiere. Il portiere la spedisce su. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Under. Se ne va. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Errore qui, pallone sprecato. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Intervento bello ed efficace. A questo punto l'obiettivo è uno solo: dare una piccola soddisfazione ai propri tifosi segnando il gol della bandiera. Non credo che adesso servirebbe a molto, ma almeno sarebbe una dimostrazione d'orgoglio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Cerca l'uomo là davanti. Il Manchester United recupera la palla e si prepara a reimpostare. Pericolo in area. Cristiano Ronaldo! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Si è mosso rapidamente nella preparazione del tiro, ma non è riuscito a effettuare la conclusione migliore.
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Guadagna, ecco il tiro. Kobel chiude la porta. Billingham. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. La gioca a sinistra. Si mette in proprio, supera l'avversario. Palla dentro di Mbappé. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Non c'è più tempo, finisce qui. E certo, non fa piacere questa sconfitta.